GF VIP, Marco Predolin rompe il silenzio, quando tornerà in TV. Marco Predolin dopo il Grande Fratello VIP, l'annuncio shock. Nella quarta puntata del GF VIP andata in onda lunedì scorso è stato espulso il criticatissimo Marco Predolin. Il motivo? In pratica, il noto conduttore ha detto una bestemmia. Perciò gli autori del reality show condotto da Ilaria Blasi sono stati costretti a buttarlo fuori dalla casa più spiata dagli italiani. Tuttavia, l'uomo non è certo stato nell'occhio del ciclone solo per questo episodio. Infatti, anche alcune sue battute omofobe contro Cristiano Malgioglio non sono piaciute affatto al popolo della rete. E nemmeno all'opinionista Alfonso Signorini, il quale l'ha redarguito proprio a tal proposito nella terza puntata del reality. Ma a distanza di qualche giorno, come segnalato da Il Fatto Quotidiano, Marco ha rotto il silenzio ed è tornato a parlare direttamente su Instagram, asserendo senza tanti mezzi termini. Sentirete parlare di me nei prossimi giorni. Sto bene e piano piano mi riprenderò quello che in un certo senso mi è stato tolto. Parole che hanno fatto intuire un suo clamoroso ritorno in TV, che potrebbe già accadere a pomeriggio 5, domenica live overissimo. Difatti, molti fan del Grande Fratello VIP hanno già ipotizzato che il concorrente escluso potrebbe presto tornare come ospite in uno dei vari talk show su Canale 5. Andrà davvero così? Ma non è finita qua. GF VIP, Marco Predolin contro tutti. Marco Predolin è stato un vero e proprio fiume in piena. E sempre su Instagram ha anche attaccato il GF VIP e Cristiano Malgioglio, dichiarando: fuori io e Carmen dal GF, che rottura di C. Sono orgoglioso di aver mostrato quello che sono. Gli altri stanno recitando, quello con gli occhiali è la cosa sua e chiaro riferimento a Malgioglio. Insomma, nonostante Marco Predolin sia stato eliminato definitivamente dal reality show condotto da Ilaria Blasi, pare stia continuando a far molto discutere. E chissà che non venga invitato nella prossima puntata del reality VIP per avere un confronto con il popolare cantautore, visto che sembra nutrire ancora del rancore. I due riusciranno mai a chiarirsi? Intanto, dopo lui e Carmen potrebbe abbandonare la casa uno tra Lorenzo Flaherty e Simona Izzo. E la Jalapas ha già chiesto ai tanti telespettatori del programma di salvare la nota regista. I fan daranno retta al trio più irriverente della TV? Per scoprirlo non resta che seguire la prossima puntata del GF VIP in onda lunedì prossimo su Canale 5.